Alla Cremonese il derby dell'olio, al Brescia nemmeno gli applausi dei 2000 tifosi, perché vincono loro sì sugli spalti, perde il Brescia allo stadio Zini. Ed è una sconfitta che brucia, che fa male, che è figlia di una prestazione sicuramente incolore, nella quale la formazione di Rolando Maran ha tirato in porta, pensate, solamente una volta in 94 minuti. Troppo poco per pensare di impensierire una corazzata come la formazione grigio-rossa guidata da Stoppa, che ha palesato la netta superiorità tecnica e tattica. Brescia che deve interrogarsi ora su quello che vuole fare da grande. Mancano pochi giorni al calcio mercato, alla fine della finestra invernale, e quindi serve capire che cosa vuol fare soprattutto il presidente di questa squadra, perché il potenziale c'è ma va migliorato, la voglia c'è ma va sicuramente dato un qualcosa in più. Soprattutto per esempio oggi la dimostrazione è stata la panchina, dove il Brescia non è riuscito ad attingere forze fresche e forze in grado di cambiare l'inizio della partita. Dunque un Brescia che perde, un Brescia che speriamo si interroghi sul futuro, sul calciomercato. Noi continuiamo a spingere il Brescia affinché qualcosa nell'immediato possa cambiare.